Una rubrica ideata e curata dalla redazione Fermi On Air della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi di Oria e risultata vincitrice della quinta edizione del concorso nazionale di comunicazione Scuole Senza Frontiere, un'iniziativa promossa da Medici Senza Frontiere rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di offrire agli insegnanti contenuti e stimoli per far lavorare i propri ragazzi in classe su temi legati all'azione medico-umanitaria. È stata un'esperienza fantastica e tutti e quattro siamo cresciuti molto dal punto di vista umano. E per tutti è stata un'esperienza edificante, appunto, anche perché ci siamo spinti oltre i nostri limiti. La cerimonia di premiazione si è svolta il 14 ottobre scorso in occasione del Festival della Fotografia di Bergamo, Capitale della Cultura 2023, insieme a Brescia, un momento che ha rappresentato un'occasione di confronto e di interscambio con le altre realtà scolastiche che hanno partecipato al concorso. È una rubrica di approfondimento ed è uno strumento didattico altamente inclusivo che offre agli studenti la possibilità di mettere in gioco e in campo molte competenze fra di loro trasversali. Un periodo di grandi soddisfazioni per l'Istituto Enrico Fermi di Oria, che nei prossimi giorni riscuoterà un secondo premio di calibro nazionale. Dopo i ragazzi, insomma, che si sono spostati a Bergamo, avremo un'altra delegazione dei nostri ragazzi della scuola secondaria a Roma, perché andranno a ritirare il premio per la sezione strumento per il 51esimo concorso internazionale EIP, i principi di educazione civica.